Anteprima con gusto alla 23esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici. Tre scuole alberghiere marchigiane hanno presentato nel ristorante della manifestazione Marche da Mangiare la loro interpretazione di ricette legate al principe dei tuberi, il tartufo bianco. I piatti sono stati presentati dal Tarantelli di Sant'Elpidio al Mare, dal Varnelli di Cingoli e dal Celli di Cagliipiobbico. 20 alunni, 10 di sala e 10 di cucina, con i rispettivi docenti per un parterre di 35 invitati, tra ristoratori ed operatori del settore, cavatori, associazioni di coltivatori diretti e dell'accoglienza, tutti impegnati sul fronte della qualità certificata del prodotto e contro le truffe nel settore, a vantaggio della massima qualità da offrire ai visitatori della fiera. Ormai Pergola è diventato un simbolo nelle Marche e in Italia di qualità. Qualità ed eccellenza sul tartufo, perché combattiamo le adulterazioni e sofisticazioni legate al tartufo. L'Italia può vendere la sua qualità, soprattutto la regione Marche, questa provincia, in modo particolare Pergola. Proprio ieri pomeriggio è stato cavato nel territorio di Pergola un tartufo da 6 etti. Grande profumo, grande qualità, la stagione promette bene, non in tutte le zone. Sembra che Pergola sia quest'anno una delle zone baciate dal tartufo. Vinci sgrassi, mancheroncini di campo filone ed un consomè a base di carne sono stati serviti dai ragazzi di sala, che hanno anche lamellato i tartufi nei piatti, tutti elaborati per esaltare al massimo i profumi e gli aromi del tartufo. Cioè, non sono piatti di grande enfasi, sono piatti della tradizione marchigiana, adattati a ricevere le preziose lamelle di questo fungo ipogeo che è il tartufo. Un'anticipazione golosa, dicevamo, di questa fiera che per 3 domeniche, a partire dal 7 di ottobre, vedrà il centro di Pergola essere un contenitore non solo di espositori e commercianti, ma anche teatro di laboratori ed esperienze sensoriali, nelle quali l'AIS Marche, l'Associazione dei Sommelier, quest'anno, accogliendo l'invito del sindaco, è diventata una componente principale dell'evento. Come Associazione Italiana Sommelier saremo protagonisti nelle 3 domeniche. Insieme al Comune faremo questo salotto dei vini marchigiani nel loggiato del Palazzo del Comune, dove ci sarà, oltre al banco d'assaggio con penso una 20-30 etichette di vini marchigiani in degustazione, faremo delle degustazioni guidate, perciò accompagneremo il pubblico che vorrà partecipare alla scoperta di alcuni prodotti del nostro territorio.